Andiamo a Monopoli e lo facciamo con chi ha segnato proprio sabato, con un mio amico personale, il capitano e difensore del Monopoli 1966, Pasquale Esposito. Ciao Pasquale. Buonasera, buonasera a tutti, ciao Marcello. Ciao Pasquale, benvenuto e qui in diretta su Teleregione. Allora, Pasquale, parliamo chiaramente del match di sabato contro il Siracusa. Ennesimo però pareggio interno. Se fuori casa dimostrate davvero tutta la bravura possibile, probabilmente andando a fare anche dei risultati inaspettati, fuori casa c'è un po' la sindrome da veneziani. Il Monopoli non vince da parecchio tempo tra le proprie mura amiche e quindi ti chiedo come mai questo non si riesce a vincere in casa e soprattutto poi ci descrivi anche la tua grande emozione perché hai fatto il gol, un gol molto bello su azione di diciamo in mischia in area piccola. Come al solito tu ci sei sempre in quelle situazioni e come si suol dire l'hai messa dentro con la tua proverbiale veemenza e aggressività che ti contraddistingue, ti rende probabilmente uno dei migliori difensori del campionato di Lega Pro. Bah, sicuramente sono contento a livello personale per il gol, anche se poi di lì a poco sono stato costretto ad uscire per infortunio e oggi comunque abbiamo appurato che non è stato nulla di grave, quindi già domani ritornerò ad essere a disposizione dell'allenatore. Per quanto riguarda i risultati interni, purtroppo ecco, sono un po' il nostro tallone d'Achille, è un attimino una situazione che ci accompagna dallo scorso anno. Quindi anche la gente, ecco, rimane profondamente delusa perché comunque non è soltanto purtroppo riferito ai risultati un po' altalenanti interni di quest'anno, ma anche a quelli dell'anno scorso. Effettivamente ci si stanca un attimino, ecco, poter tornare a casa spesso e volentieri senza 3 punti. Eccolo qua, Devo un po' stiamo la mostrando nostra. proprio in questo momento in diretta, stiamo vedendo le immagini della tua zampata sul, appunto, che ha portato, aveva appunto portato in vantaggio i biancoverdi. Alcune proteste proprio sull'1-0 per un possibile calcio di rigore non accordato dalla terna arbitrale, ma chiaramente non appelliamoci all'errore dell'arbitro che comunque tutto sommato ha arbitrato bene. Ecco, soprattutto proprio sull'1-0. Il Monopoli non è riuscito a chiudere la partita. Forse questo è stato il limite più grande, Pasquale, perché poi alla fine conti è stata una prestazione davvero comunque positiva dei tuoi ragazzi e di tutta la squadra che davvero ha subito poi questo gol che stiamo vedendo in questo momento in onda, abbastanza rocambolesco, ha subito poi al 38esimo del primo tempo, quindi verso la conclusione della prima frazione. Sì, purtroppo fino a quel momento effettivamente non avevamo subito alcun tiro in porta, anzi avevamo avuto occasioni limitate anche per chiudere la partita. Poi il calcio purtroppo ci dice che comunque bisogna stare sempre con gli occhi aperti, loro la prima azione leggermente pericolosa sono trovati il gol del pareggio. E poi lì ecco abbiamo un po' abbassato troppo il baricentro concedendo anche i primi 20 minuti del secondo tempo al Siracusa, anche se poi nella fase finale della partita abbiamo avuto noi occasioni importanti per portare a casa i 3 punti. Niente, ci vediamo di positivo che siamo comunque riusciti a muovere la classifica in girone di ritorno che è praticamente un altro campionato, comunque abbiamo mantenuto inalterata i nostri punti sulla zona play-out, consapevoli del fatto che già da sabato andiamo ad affrontare una diretta concorrente che è la Regina e dobbiamo assolutamente portare a casa un risultato positivo. Perfetto, Pasquale, un flash veloce prima di andare in pausa pubblicitaria. L'obiettivo del campionato del Monopoli è la salvezza o si può magari aspirare a qualcosa di più nella zona playoff? Che mi dici? Ma assolutamente quello che dicevamo all'inizio dell'anno, il nostro obiettivo principale è raggiungere la salvezza. È normale che se dovesse arrivare la tanto sperata salvezza con qualche giornata in anticipo non ci tireremo indietro per puntare a qualcosa di più importante. Ma ad oggi il nostro obiettivo principale resta e rimarrà la salvezza. Un saluto al volo, prima di chiudere questa chiacchierata, come sempre piacevolissima con te, da uno dei nostri ospiti in studio che ha giocato appunto con te, ovvero il difensore del Barletta 1922, Michele Aprile. Vai Michele. Ciao Pasquale, prima di Ciao tutto Michele, ti volevo ciao. fare i complimenti per il gol di domenica, per tutti quelli passati. Volevo chiederti anche come stai, perché da quanto avevo letto, mi sa che è riuscito infortunato, quindi volevo sapere come stessi. Sì, fortunatamente è stata soltanto una forte distorsione alla caviglia, però ecco già da oggi.
ho cominciato le terapie, quindi sabato dovrei essere regolarmente a disposizione. Marcello Michele è un ragazzo speciale, oltre ad essere un ottimo giocatore, io lo ricordo veramente con tanto affetto l'annata passata insieme a Monopoli. Lo stesso vale per me, Pasquale, ti faccio un grande in bocca al lupo per il proseguo del campionato, della tua carriera, perché sei un calciatore da esempio per molti, sei un calciatore che stimo e sei un grande uomo, quindi ti rinnovo il mio in bocca al lupo, mi ha fatto piacere risentirti. Crepi il lupo, un abbraccio forte. Ciao Pasquale. Perfetto Pasquale, io ti ringrazio. Nel frattempo voglio anche dire che ai nostri amici che ci stanno seguendo a casa, il gol della Latina che ha accorciato ulteriormente le distanze, quindi Spezia 3, Latina 2. Pasquale, io ti ringrazio come sempre, un grosso in bocca al lupo, ci vediamo presto, poi ti aspetto chiaramente qui in studio. Va benissimo, crepi il lupo, un saluto affettuoso a tutti lì in studio. Grazie mille, ciao Pasquale. Ciao Pasquale. E allora ringrazio Pasquale Esposito, capitano e difensore del Monopoli, abbiamo dato anche questa notizia, quindi sempre live, sono le 22:27, andiamo in pubblicità fino alle 23 in onda qui su Teleregione in diretta, il calcio che ci piace, tra poco.